a tutti, oggi parleremo degli elementi e come vengono usati in magia. Secondo i grandi filosofi antichi, l'universo era costituito da quattro elementi: acqua, principio umido, aria, principio aereo, fuoco, principio igneo, terra, principio tellurico. L'unione dei quattro elementi si rappresenta con il cosiddetto sigillo di Salomone o stella di Davide. In esso il triangolo con vertice in alto indica il fuoco e quello con vertice in basso l'acqua. L'unione e sovrapposizione dei due origina un triangolo con il vertice in alto, annullato da una barretta trasversale l'aria e un triangolo con il vertice in basso, anch'esso annullato da un'altra barretta la terra. Il sigillo di Salomone è un talismano potentissimo che protegge e influenza positivamente. L'amore è propiziato da due triangoli che si incontrano e che rappresentano il principio maschile e quello femminile. Il lavoro denaro dà riferimento ai quattro elementi costitutivi della materia, la salute dall'equilibrio fra gli elementi, presenti anche nell'uomo. Agli elementi sono analogicamente ricollegabili animali, temperamenti umani, pietre, piante, componenti dell'essere umano e i segni zodiacali. È evidente l'importanza di questa classificazione in ambito magico, perché il cui riguarda amuleti e talismani. Qualora gli elementi si indicano con la croce, quattro braccia uguale quattro elementi, essa si situa sempre al centro, laddove si uniscono appunto le braccia della croce stessa. Nella tradizione cinese si parla di cinque elementi: acqua, fuoco, legno, metallo e terra. Per questa introduzione è tutto. In seguito ci saranno nuovi video sui vari metalli, il loro uso in magia e ciò le loro corrispondenze e significati. Per oggi vi saluto, vi ricordo che sotto il link vi metterò il mio canale Patreon, dove potrete avere tantissimi videocorsi, tantissimi contenuti anche gratuiti, e i videocorsi sono per i sostenitori al canale con un minimo abbonamento di 4,99 € al mese. Quindi avrete tantissimi contenuti e tantissimi videocorsi. Grazie e a presto!